Appassionati di calcio a 5, ben trovati, nuova puntata di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Vi parleremo della marcia a vele spiegate della Rapido Latina che continua a collezionare vittorie, successi e soddisfazioni. Parleremo dei risultati delle formazioni fondane nei campionati di Serie B e C1 e poi vi offriremo la consueta panoramica su C2 e Serie D grazie al contributo di Daniele Porcelli. Vi invitiamo poi a seguirci giorno dopo giorno attraverso i nostri canali web, innanzitutto il sito mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsal tv. Dunque tante cose da raccontare in questa puntata, a tra poco con la Serie 2. Come promesso, iniziamo dunque con il campionato di Serie A2, ancora una vittoria per la Rapido Latina Calcio a 5 che al Pala Bianchini è rifilato 8 gol alla Cireale al termine di una gara dai due volti, ma comunque dominata in lungo e in largo dalla squadra pontina. Il momento più emozionante è stato a meno di 2 minuti dalla conclusione del match, quando Maina ha messo a segno il suo terzo sigillo personale, la rete numero 200 in nerazzurro. La partita, al di là del punteggio, non ha avuto storia, soprattutto nella seconda parte. Dopo un primo tempo non proprio brillantissimo, infatti, la squadra ha cominciato a giocare il suo futsal migliore, ottenendo un'altra grande vittoria davanti al proprio pubblico. Ma riviviamo questa splendida giornata e l'emozione del 200° gol di Maina attraverso il servizio di Enrico Pasquali Coluzzi con le immagini di Gianluca Bologni.
La Rapido continua dunque la sua marcia verso quel sogno chiamato Serie 1 e condivide la vetta con Pasta Pirro Corigliano e la Cascina Orte, pur avendo disputato una gara in meno. Un primato davvero meritato, quello della formazione nell'azzurra. Un'altra bella notizia, a ulteriore coronamento dello splendido momento del club, è stata la convocazione nella Nazionale B di Andrea Terenzi, pedina cardine nello scacchiere di Giampaolo. Sabato, intanto, la formazione nerazzurra rende la visita alla Via Grande Catania, squadra che viaggia nei quartieri bassi della classifica e che nell'ultimo turno è stata travolta dall'Orte con un pesante 6-1. Passiamo alla Serie B nazionale. La formazione del Fondi Calcio a 5 viene battuta di misura dalla capolista Prato Rinaldo. Il 3-2 finale ha dimostrato che con la giusta attenzione i ragazzi di Mister De Simoni possono giocarsela alla pari con qualsiasi avversaria. Nel prossimo turno verrà osservata una giornata di riposo. Rivedremo in campo la compagine fondana il 1 febbraio nel match casalingo contro la quotata Sporting Lodigiani. In Serie C1 la Ginnastica Studio Fondi non riesce a fermare la corsa dell'Olympus verso le zone alte della classifica e viene sconfitta in casa con il risultato di 2-1. La rete fondana è stata siglata da Luca Angeletti. Una gara che probabilmente i ragazzi di Paluzzi avrebbero meritato di pareggiare per quanto si è visto in campo. Nel prossimo turno altro impegno casalingo contro la forte Virtus Capitolina, compagine ambiziosa contro la quale bisognerà esprimersi a livelli altissimi per ricavare punti. E per la consueta panoramica su C2 e Serie D cediamo la parola al collega Daniele Porcelli. Grazie Domenico e buonasera naturalmente a tutti gli ascoltatori che ci seguono ogni settimana. Quindi andiamo a vedere che cosa è accaduto nell'ultimo turno giocato sabato nel campionato regionale di Serie C2, dove la capolista Real Castelfontana non conosce ostacoli. Vittoria per 5-1 contro la Vigor Cisterna, nonostante le tante lamentele della formazione di Antonio Angeletti per una direzione di gara non eccepibile. Vince il minturno, il derby contro la formazione amica, cugina della città di Minturno Marina, e resta alle spalle della capolista ad una lunghezza praticamente dopo la vittoria a tavolino ottenuta la settimana scorsa per quella gara non giocata a Velletri, 6-0 in favore del Minturno, la vittoria per la formazione di Andrea Cardillo, quindi battuta dal resto invece per quella Veliterna. Andiamo a vedere i risultati maturati nella 15ª giornata, ricordando prima di tutto che non è stato disputato il confronto tra la Pontina Futsal e l'Atletico Anzio Lavinio. A Velletri, Anni Nuovi Ciampino batte Velletri 9-3. Minturno, Città di Minturno Marina 6-3. CCP 1987, Città di Pontinia 4-1. Cisterna batte Connect 5-2. A Terracina, Eagles Aprilia batte Terracina Calcio 2-1, la vittoria 5-1 del Real Castelfontana nei confronti della Vigo Cisterna 1994. Ma prima di andare alla lettura della classifica e a vedere quanto potrà accadere nel prossimo turno, seguiamo il servizio realizzato proprio per quanto riguarda il derby tra Minturno e Città di Minturno Marina. La linea alla regia. Qui al Pala Borrelli si sfidano le formazioni del Minturno e Città di Minturno Marina, torna quindi il derby del Sud Pontino dopo il confronto giocato in avvio di stagione che vide l'avversario Riso, palla messa in mezzo per Stanziale, c'è il vantaggio. Stanziale segna e perde adesso, fa recuperare il Minturno e c'è il raddoppio a liberarsi, bella la triangolazione, finisce a terra e c'è contro il portiere il tiro sotto la traversa e il Minturno allunga nel risultato 3-0.
prende la distanza, due uomini per Petrella, Riso e Colacicco. Sotto il tiro e la rete, giustiziere in questa circostanza di Stasio. Leandro passaggio all'indietro e c'è il gol da parte di Moreira, la fiondata dopo appena... Zottola, calcio di punizione invitante per lui e per il Minturno Marina. Il tiro sicuro ancora sul calcio di punizione, sempre giustiziere. Ancora Riso Minturno, palla leggermente che si allunga e il diagonale finisce in rete. Bella esecuzione, ancora corrente, fallo su di lui e c'è il quinto per il Minturno che a questo punto vede annullarsi il tiro e c'è il gol di Ferrara. Il Minturno ancora su un'azione da fermo. Adesso è Da Silva. Moreira. Fa spazio per lui Riso, la palla messa in mezzo, il gol di Moreira. Il Minturno allunga il risultato portandosi sul 6-3. Siamo contentissimi di aver vinto questo derby. Niente, continuiamo di questo passo facendo un bel gioco, cercando di vincerle tutte e migliorarci giorno dopo giorno. Ma sì, come ci ha detto te, sono tornato 2 settimane di stop, la mia condizione non era al top, però il derby ci teneva a fare bella figura, soprattutto a vincere. Come sappiamo il derby è una partita a sé, quindi è sempre difficilissima questa partita, l'andata infatti ci è andata male. Ecco, Colacicco, rispetto alla gara di andata, questa come l'hai vissuta? Ma serviva umiltà, tanto sacrificio. E non dovevamo perdere la testa, anche l'andata eravamo in vantaggio di 3 gol, abbiamo preso sotto gamba la partita, è stata ribaltata. Quest'oggi ci eravamo chiesti appunto di non sottovalutare la partita, di giocare uniti da squadra e alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa il bottino pieno. Bene, abbiamo visto quindi il servizio relativo al derby, la vittoria della formazione allenata da Andrea Cardillo e una classifica che vede quindi al comando, come ha detto proprio in apertura prima dei risultati, il Real Castelfontana a 39 punti, segue il Minturno a 38, Anni Nuovi Ciampino 32, Eagles Aprilia 28, CCP 1987 26. Città di Minturno Marina 21, Terracina 20, Connec 18, Cisterna 17, Velletri 15. A 14 punti troviamo Atletico Anzio Lavigno, Città di Pontini, a 12 punti per la Vigor Cisterna 1994. Chiude Fanalino di Coda la Pontina Futsal, che tra l'altro attendiamo proprio di conoscere quale sarà il verdetto del giudice sportivo in merito proprio alla gara non disputata proprio sabato contro l'Atletico Anzio Lavigno. Per quanto riguarda il 16° turno, scontri molto importanti, ma soprattutto da tenere d'occhio quello tra Anni Nuovi e Ciampino, Real Castelfontana. Il Minturno si recherà in trasferta, giocherà alle ore 17 sul campo dell'Anzio Lavigno. In impegni casalinghi per quanto riguarda la CCP 1987 che ospiterà il Cisterna, mentre l'Eagles Aprilia sarà attesa dalla trasferta, ancora doppio confronto esterno sul campo di Pontinia contro la formazione di Alessandro Covelli. Molto importante è anche da seguire il confronto tra la Vigor Cisterna 1994 e Terracina, che sa già di una gara di spareggio. Tutte e due cercheranno di ottenere l'intera posta in palio e cercare di allontanarsi quanto più possibile dalla zona calda della classifica. Archiviata la parentesi del girone regionale di serie C2, ci trasferiamo invece in quello provinciale, il girone A, dove la capolista Real Podegora vince ancora al Ciotti, campo di casa, contro l'Accademia Sport nell'anticipo del venerdì.
e si tiene a debita distanza dalla United Aprilia, che comunque risponde vincendo contro il Latina Scalo per 4-3. Tra l'altro la formazione apriliana deve sempre recuperare due partite e sarà importante e conoscere anche gli esiti di questi due confronti. Uno su tutto sarà quello con l'Accademia Sport, poi il prossimo mese, quando il campionato sarà, osserverà il turno di sosta, la formazione allenata da Francesco Maggi andrà a far visita all'Atletico Rocca Massima. I risultati dell'ultimo turno del girone di andata: Antonio Palluzzi, Sporting Giovane Risorse 7-7. Flora vince in casa contro la Virtus Terracina per 10-2. In trasferta a Casalazzara, Real Terracina batte Parrocchia San Giuseppe 8-2. Piere 2000 Aprilia batte Virtus Latina Scalo 5-2. Non disputata per l'assenza dell'arbitro, Real Latina Atletico Rocca Massima. Real Podegora Accademia, come detto, 8-1. La vittoria della United Aprilia 4-3 nei confronti del Latina Scalo Cimil. Andiamo a seguire le voci di due protagonisti della gara tra Real Podegora e Accademia Sport: Altobello per il Real Podegora e Venturiello per l'Accademia Sport. La linea alla regia. Allora, Simone Altobello, bella la prestazione, largo piuttosto il risultato, consolidata la prima posizione di questo raggruppamento, anche se lo sappiamo benissimo, ci sono due gare che la United deve recuperare. Sì, noi veniamo da un buon periodo comunque, abbiamo creato un bel gruppo, siamo gente anche dotata tecnicamente, comunque cioè, non mi sorprende che ci stiamo portando le prime posizioni, quindi va bene. Abbiamo un peccato per l'inizio che abbiamo sbagliato, ma adesso stanno cominciando a girare bene le cose, il mister ci segue, ci perfezioniamo allenamento dopo allenamento, quindi va bene, insomma siamo contenti di questo risultato. Venturiello, una battuta del resto pesante da analizzare nei minimi aspetti, ma subito bisogna metterla da parte questa amarezza. Beh certo, sicuramente non eravamo venuti qua per prenderne così tanti, cioè la partita la volevamo giocare a viso aperto, il Podegora è una squadra certamente attrezzata e si vede che deve fare tanto in questo campionato. Loro ci hanno messo sotto da subito e la partita gli si è messa bene dopo neanche 15 minuti, quindi per noi è stata difficile. Cioè, ecco, noi ripartiamo da martedì con questo recupero con lo United e abbiamo sicuramente voglia di riscatto, quindi questa sconfitta la metteremo da parte, forse già è stata messa da parte, ecco, magari dopo la doccia passerà la botta per l'esame di ora e torneremo ad Aprilia martedì con un altro piglio. Andiamo quindi a vedere, andiamo a leggere insieme la classifica del girone A con al comando il Real Podegora a 32 punti, segue la United Aprilia a 30, Sporting Giovani Risorse 29, 28 punti per Real Terracina, Accademia Sport 25, Antonio Palluzzi 23, a 19 troviamo una coppia Atletico Rocca Massima e Real Latina, 18 punti per Latina Scalo Cimil, 14 Piere 2000 Aprilia, 9 punti per quanto riguarda il Flora, a 6 punti Virtus Terracina e Parrocchia San Giuseppe, 0 punti, quindi nessun punto ottenuto in questa prima parte di campionato per la Virtus Latina Scalo. Virtus Latina Scalo che anticipa proprio al venerdì lo scontro con la Virtus Terracina, quindi riparte, siamo al giro di boa con la prima giornata del girone di ritorno. Il programma prevede appunto tre anticipi: venerdì sera alle 20:30 in contemporanea si giocherà Virtus Latina Scalo, Virtus Terracina, Parrocchia San Giuseppe, Sporting Giovani Risorse e Real Podegora Atletico Rocca Massima. Il quadro della 14ª giornata sarà completato sabato pomeriggio con i confronti tra Flora 92 Accademia Sport, Piere 2000 Aprilia, Antonio Palluzzi, Real Latina Latina Scalo Cimil e United Aprilia Real Terracina. E con il torneo provinciale ci trasferiamo al Sud Pontino, dove la lotta verso le posizioni
di vertice si fa piuttosto interessante con la coppia formata da Old Ranch e Atletico Gaeta, che non mollano praticamente il percorso ormai intrapreso dalla Vis Fondi. In quarta posizione invece va a stazionarsi il San Giovanni Spigno, che con la bella vittoria ottenuta in trasferta può praticamente compiere il sorpasso ai danni dell'Atletico Maranoa. Questi i risultati: Atletico Gaeta batte Olympus Sporting Club 4-3, Atletico Sperlonga Palavagnoli 2-1, a Formia Vis Fondi batte DLF Formia 10-2. Vittoria in trasferta anche per San Giovanni Spigno, sempre a Formia, però con il Formia 1905 per 6-1. L'Old Ranch praticamente strapazza l'Atletico Maranola per 11-2. Non è giocata la gara tra Ventotene e Tremenzuoli per le avverse condizioni meteorologiche che imperversano proprio in questi giorni, proprio nel capoluogo pontino. Non è stato possibile praticamente compiere il viaggio verso Ventotene proprio per la mancata partenza dell'aliscafo, quindi una gara da recuperare, sempre ultima giornata del girone di andata. Per una classifica che vede al comando, come detto, la Vis Fondi, allenata da Fabio Padula, a 34 punti. La coppia di test, la coppia che segue, Old Ranch e Atletico Gaeta, si attesta a 28 punti. San Giovanni Spigno 21, Atletico Maranola 20, Olympus Sporting Club 19, Sporting Terracina 18, Palavagnoli e Atletico Sperlonga 16 punti, Tremenzuoli 12, 6 punti per DLF Formia Calcio, 5 Formia 1905, chiude il Ventotene a 0 punti. Sabato prossimo si tornerà anche per questo raggruppamento in campo con la prima giornata e quindi il ritorno che riparte con ambizioni molto molto importanti, ricordando che il nastro proprio dell'arrivo verrà tagliato dalla prima, che praticamente si andrà a conquistare la vittoria del campionato e otterrà il passaporto per accedere al campionato regionale di Serie C2, mentre dalla seconda alla nona posizione sarà importante piazzarsi bene, perché si disputerà proprio la Coppa Provincia di Latina, ma di questo ne parleremo abbondantemente nelle prossime edizioni, nel corso proprio della stagione sportiva, prima di arrivare al termine. La 14ª giornata di questo raggruppamento vede Sporting Terracina affrontare l'Atletico Maranola, Formia 1905, Olympus Sporting Club, Atletico Gaeta, Palavagnoli 89, Old Ranch San Giovanni Spigno, DLF Formia Calcio, Tremenzuoli, Atletico Sperlonga, Vis Fondi. Quindi derby interessante proprio per la capolista, che andrà a giocare sul campo di Sperlonga contro la formazione allenata da Samuele Sant'Angelo. Non mi rimane altro che salutarvi, lasciando la linea sempre a Domenico, e vi aspetto per quanto riguarda Mondo Futsal alla prossima settimana. Da Daniele Porcelli è tutto, vi auguro la più cordiale buonasera e la linea passa a Domenico Ippoliti. Come ogni settimana vi abbiamo dunque offerto un ampio quadro della situazione dalla Serie A2 fino alla Serie D attraverso immagini, commenti, interviste, approfondimenti. Vi invitiamo a seguirci giorno dopo giorno attraverso i nostri canali web, innanzitutto il sito mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsaltv. La rassegna del Calcio a 5 termina qui, ci vediamo la prossima settimana.